Un saluto a tutti, ormai ci siamo, ho già firmato il decreto di nomina del nuovo assessore ai beni culturali, del dottore Alberto Samonà. Da domani comincia a lavorare a tempo pieno, a dedicarsi con passione, come sempre fa nelle sue cose, in questo nuovo impegnativo incarico. È finita la stagione irripetibile dei tecnici, prima con Vittorio Sgarbi, poi con Sebastiano Tusa. Vittorio Sgarbi si è dimesso per andare ad occupare il ruolo di deputato a Montecitorio. Sebastiano Tusa, dopo un anno, è stato condannato da un destino assolutamente cieco, un destino che non gli ha dato scampo. Fare paragoni col passato sul piano dei tecnici non serve e non serviva. L'ho detto, il mio è un governo politico, aveva adottato alcune eccezioni, lo abbiamo fatto, adesso siamo tornati senza eccezioni al governo politico. Alberto Samonà è la sintesi della militanza politica e dell'uomo di cultura, del giornalista professionista sufficientemente attrezzato per seguire e portare avanti le indicazioni del programma che il presidente della regione ha presentato da candidato al popolo siciliano e col quale ha ottenuto il consenso. Ho seguito alcune proteste di questi giorni sulla nomina prima di un assessore che fosse iscritto alla Lega e poi sul nome di Alberto Samonà. Ora mi chiedevo quale fosse il motivo scatenante, perché sono alle prese con la vicenda del coronavirus, con la fase 2, con gli indisciplinati, con la riqualificazione della rete ospedaliera. Naturalmente mi occupo di cose serie e importanti. Cercavo di capire perché questa protesta nei confronti di una forza politica che non è la mia forza politica. Voi sapete che io sono iscritto ad un movimento autonomista di centrodestra e da presidente della regione ho rispetto per tutti gli orientamenti politici, tutti indistintamente, quelli che accettano il sistema democratico del confronto. E però non è che è una novità la Lega governa l'Italia dal 1994. Ecco. La Lega era una forza politica territoriale che nei confronti del Mezzogiorno d'Italia usava luoghi comuni che noi non abbiamo mai accettato. Adesso è diventato un partito nazionale. Bene, ne prendiamo atto e siamo davvero contenti. Mi viene da ricordare che la Lega, da quando è diventato partito nazionale, in Sicilia ha avuto alle ultime elezioni regionali 181, alle elezioni europee, 181.000 voti. Anzi, 181.000 li ha avuti di preferenze il loro leader Matteo Salvini, perché la Lega ha preso il 22% di voti in Sicilia e nel collegio delle due isole, quindi Sicilia e Sardegna. Governano 13 regioni su 20, mai una protesta, mai una parola sopra le righe. È stata mia alleata nel 2017. 109.000 siciliani hanno votato nel 2017 la lista che comprendeva anche la Lega, che ha ottenuto 3 seggi assieme a Fratelli d'Italia. Al Senato il presidente della cultura si chiama Pittoni ed è un uomo della Lega, votato in quel ruolo dai senatori del Movimento 5 Stelle,
e il vice del presidente leghista è un senatore del Partito Democratico. Ecco, mi viene subito da pensare, insomma, come può il Partito Democratico dire, mentre c'è l'emergenza, Musumeci pensa al rimpasto e a fare nuovi assessori? Ma proprio il Partito Democratico, ma si stessero zitti, santo cielo, in certi momenti. Hanno cambiato 53-54 assessori in 5 anni con Crocetta. In 2 anni e mezzo avevano fatto 22 deleghe, 22 nomine di assessori. Io soltanto 2 in 2 anni e mezzo. Hanno messo, quelli del PD, hanno messo assessori alla cultura che non volevano neppure stare al proprio posto. Mi ricordo l'anziano professore Zichighi, emerito scienziato, che non ha prodotto una delibera, o l'assessore Battiato che ha detto, ma io qua che ci sto a fare, a perdere tempo, ho molte altre cose da fare. Eravamo a questi livelli, ma come possono parlare di rimpasti, di cambio di assessori, a noi che non stiamo assolutamente operando su questa strada? Quale rimpasto? Abbiamo solo completato col 12° assessore, perché mi accusavano di avere rinunciato alla nomina del sostituto dell'assessore Tusa dopo la sua tragica scomparsa. L'ho tenuto per 1 anno, ho cercato di capire quali fossero le esigenze prioritarie e abbiamo nominato e completato la giunta. Un passaggio assolutamente chiaro, trasparente, che è durato 5 ore. 5 ore, non 5 mesi, 5 ore. Ecco perché farebbero bene su questi temi i rappresentanti del Partito Democratico a non toccare questo tasto stonato della tastiera del pianoforte. I grillini, il Movimento 5 Stelle, ma santo cielo, ma con quale coraggio possono parlare contro la Lega? Noi la garanzia sulla Lega l'abbiamo avuto proprio dal fatto che il Movimento 5 Stelle per 1 anno ha governato con la Lega. Ha diviso il governo e il sottogoverno, come è giusto che sia, come stabilisce la legge. Sono andati assieme per governare un paese in un momento certamente difficile. Hanno fatto scambi di posti, di ruoli, anche di responsabilità. E allora che significa? Ora non serve più la Lega? O perché state perdendo voti in tutta Italia, cercate una soluzione e quindi prendete le distanze con un trasformismo che farebbe arrossire persino Agostino De Pretis? Siamo seri, avrebbe detto Totò, siamo seri. Vedete, che si possa contestare una iniziativa del Presidente della Regione, ci sta. Il dissenso è il lievito della democrazia, è la garanzia che c'è libertà di espressione, ma il dissenso deve essere espresso in maniera assolutamente, assolutamente corretta, altrimenti non è più un dissenso. Io ho ricevuto in questi giorni su Facebook, i miei collaboratori mi hanno passato frasi preoccupanti. Farai la fine del topo. Un'altra, ti appenderemo a testa in giù. Un'altra ancora, hai i giorni contati. Potrei continuare, oppure ti auguro una morte lenta e dolorosa. Ora dico, tutte frasi rivolte a me. Di alcuni se ne occupa già la polizia, per altri stanno tentando di identificare bene gli autori. Io l'ho detto ieri sera ad alcune televisioni locali, questa non è gente serena. È chiaro che è gente che ha problemi, problemi di equilibrio psichico, problemi a casa, per carità, capisco, molti sono disoccupati, non riescono a portare un centesimo a casa.
Ma non si può assolutamente pensare di attaccare il Presidente della Regione con queste frasi minacciose. È chiaro che non è gente normale. Perché il dissenso è un'altra cosa. Il dissenso è spiegare perché non si condivide un'idea. Ed è giusto che ognuno esprima il proprio dissenso. Fanno manifesti, organizzano manifestazioni. Mi raccomando, la mascherina e la distanza, almeno un metro. Però pensate, mi riferisco agli organizzatori, pensate di condizionarmi o a quelli che lanciano minacce. Pensate che io possa cambiare idea, ma allora non mi conoscete. Con tutto quello che ho affrontato in vita mia, nella vita pubblica e privata, nessuno può farmi cambiare idea. Alcuni miei amici dicono: dovresti essere contento di essere accusato per questi fatti, perché nella storia dei 70 anni della regione siciliana gli assessori, i presidenti, alcuni presidenti sono stati nel passato accusati di mala politica, di peculato, di malversazione, di corruzione, di avere sistemato figli e nipoti, di reati infamanti, insomma c'è stato di tutto nella storia dei governi, e non solo dei governi ma anche del Parlamento siciliano, e invece ti accusano di un fatto assolutamente politico e discrezionale qual è la nomina di un assessore che ha una tessera di partito. Beh sì, in effetti è così, questo significa che non hanno argomenti seri, miei cari cittadini siciliani, perché se avessero argomenti seri mi accuserebbero e mi contesterebbero in maniera inesorabile. È certo che non possono accusarmi. Solo sulla politica dei beni culturali abbiamo fatto in questo anno quello che non era mai stato fatto per decenni. Mentre i ragazzi attaccavano ai muri il manifesto per annunciare la manifestazione contro la nomina dell'assessore da parte mia, e noi decidevamo di aiutare i titolari dei teatri in Sicilia per poterli rimettere in sesto, noi deliberavamo il bando per le sale cinematografiche, quindi spazi culturali da recuperare. Decidevamo a Palermo di creare il centro congressi impegnando 20 milioni di euro, il recupero dell'albergo delle povere in corso Galatafimi sempre a Palermo con 9 milioni e mezzo di euro per farci un grande centro espositivo e la sede unica del catalogo, del centro catalogo con la fototeca, con la raccolta dei documenti che appartengono al nostro patrimonio, dei beni materiali ma anche immateriali. Abbiamo deliberato il polo museale nell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania con 25 milioni di euro, abbiamo deliberato la creazione della cittadella della cultura nell'ex ospedale Regina Margherita di Messina per 22 milioni di euro. Abbiamo aperto e destinato 23 milioni ai parchi, ai 10 parchi archeologici dell'isola, trovati in condizione di assoluto abbandono con l'erba alta 2 metri e finalmente nelle prossime settimane possono cominciare i lavori per una serie di interventi. La delibera sulla riqualificazione di 9 musei regionali siciliani che alcuni fanno anche odore di muffa, sembrano stantii, sembrano vecchi, superati, non c'è tecnologia, non c'è la segnaletica sufficientemente adeguata assieme ai servizi agli standard internazionali. Ecco, questa è la risposta di un governo che lavora. Vi ho citato solo 5-6 esempi sulla politica dei beni culturali. E lavoriamo in silenzio, forse questo è il nostro torto. Non riusciamo a vendere bene quello che noi facciamo, ma io sono educato a lavorare nel dovere del silenzio. Così debbono fare gli amministratori. Ecco perché vorrei porre fine a questa polemica
e cominciamo a voltare pagina e ad aprire un ragionamento serio con i siciliani che vogliono starci e per fortuna sono la grande maggioranza. Io ho assunto un impegno con gli elettori siciliani in campagna elettorale. L'impegno è che sarei rimasto con le mani libere per tutto il mandato, un presidente chiamato a rispondere soltanto ai siciliani e alla propria coscienza. Ecco perché non potrei mai tergiversare o pensare di subire condizionamenti esterni o interni. È nel palazzo e al di fuori del palazzo. Quindi si rassegni chi pensa di poter ottenere risultati, io ascolto tutti, ma alla fine decido con la mia testa e assumo la responsabilità davanti alla gente di ogni mia scelta. Ci metto la faccia. Ecco perché a tutti voglio dire, con tanti problemi che abbiamo in giro, non soltanto legati al coronavirus, collaboriamo, collaboriamo. L'assessore ai beni culturali, il nuovo assessore, si è già insediato con uno zaino pieno di buona volontà. Ecco, fate pervenire le vostre proposte, ne faremo una sintesi. Fateci, evidenziate quali sono gli aspetti che non condividete. Noi abbiamo bisogno di aprire un dialogo con la gente. Soprattutto su temi che non fanno parte spesso della quotidianità. E la tutela e la salvaguardia dei beni culturali in Sicilia è un tema sul quale possiamo costruire anche una ricaduta economica significativa sul territorio, oltre che la tutela della nostra storia, del nostro passato e della nostra tradizione. Questo è l'impegno che io spero possiamo assumere assieme, voi e noi, il dialogo, la collaborazione, le proposte, la possibilità di fare più e di fare meglio. E sono convinto che su questa strada troveremo le giuste ragioni e i necessari punti d'incontro, al di là della simpatia e dell'antipatia, per andare avanti, perché quello che conta per la gente è il risultato. La chiacchiera, la polemica politica può andare bene in campagna elettorale, può andare bene in alcuni contesti, ma mentre si è in una condizione di emergenza e mentre questo governo, anche sui beni culturali, ha lavorato con alcuni esempi che vi ho appena portato, beh, io credo che sia davvero ingeneroso pensare di impedire o di ostacolare il nostro cammino. Ma evidenziate il vostro dissenso e il vostro consenso, come avete sempre fatto nel passato, senza bisogno di ricorrere alle minacce e isolando invece proprio chi delle minacce ne fa pane quotidiano per pensare di ottenere risultato. E a chi ha responsabilità di partito e istituzionale vorrei dire evitate di fomentare la violenza, evitate di fomentare la violenza, evitate di buttare benzina, evitate, siate responsabili, dobbiamo esserlo tutti. Tutti, ognuno nel proprio ruolo. Vi auguro una buona estate, pur nei limiti che il coronavirus ci impone, ma su questo tema ci rivedremo assai presto nei prossimi giorni.